Ambrosio ancora che riparte con Torner. Torner che alza lo sguardo, poi scarica, passaggio orizzontale per Gil, conclusione di Gil, la parata. Sì, in mai come in questa partita le difese sono fondamentali e forse la partita. La sfera Ambrosio, la serve a Torner, il tiro e questa forte dei Marmi, bella riconquista da parte di Enrico Torner, attenzione al passaggio per Cinquini. Poi c'è da Torner, da questi a Cinquini, la martellata di Cinquini. Poi c'è da Torner, da questi a Cinquini, la martellata di Cinquini. Trovare una rete, ma insomma la rete è arrivata e adesso sicuramente toccherà. Che dopo il gol segnato degli a Cinquini si è presentato due volte davanti a Niata ancora. Sono falli, io dico sempre che le squadre pensano a giocare, attenzione che ci prova, poi parte, poi Gil soffia sfera, Gil fa, lo va a fermare, attenzione a Cancela che adesso è Riccardo Gnata, guadagnano ben più che gnocche e salame. Attenzione ancora Pedro, 2 contro 1, ancora Banini, dall'altra parte c'è Cancela, in mezzo c'è Federico Pagnini, la conclusione però Torner in velocità per Pedro Gil, supera un avversario, Pedro Gil ancora il tiro, la era indietro per Gual che avanza, si allarga, il tiro di Gual. Leonardo Barazzi, attenzione però alla ripartenza del Follonica, proprio con Francesco Banini che tenta il tiro incrociare, pallina che esce, ancora la conclusione, c'è Leonardo Barazzi, attenzione però alla ripartenza del Follonica, proprio con Francesco Banini che tenta il tiro incrociare, pallina che esce, ancora la conclusione, c'è e con il numero 15 Francesco Banini sono i quattro giocatori di movimento del Follonica. Quella del Follonica che fa buona guardia in questo momento, Torner adesso ci prova! In possesso di sfera, forte dei Marmi con Gil che avanza, finta il tiro, l'angolo. Ha realizzato nel tempo supplementare il gol del 2-1 definitivo del Follonica, la parata di Gnata. Vicino al cancello, prende i consigli del proprio allenatore, ma è Gil che colpisce. Carico del Follonica. Ancora Gil, la conca. Bassano e Monza, Trissino e Valdagno sono già a gara 3 per via dell'impegno proprio della formazione veneta in Champions League. Attenzione a Riccardo Gnata e Leonardo Barozzi. Intanto l'errore, attenzione che certo hanno praticamente la stessa difesa, hanno praticamente lo stesso attacco. Ambrosio fa una sportellata e due, poi sì. Intanto parte Banini, mette a sedere. Sì. Intanto parte Banini, mette a sedere Torner dietro porta, siamo sul lato sinistro della porta, attenzione ancora. Intanto vediamo il Follonica che ha messo là davanti Cancela, adesso è Gil che ci prova. Forse tra i 10 in pista è quello che, attenzione intanto però alla Giovanotti, poi quando arriva in fase di tiro diventa decisamente pericoloso. Ci prova adesso il compagno di squadra Pedro Gil, Davide Banini cerca di chiudere la linea di passaggio, attenzione per la battuta. Ci prova l'appoggio per Gual, gol! Per la battuta, ci prova l'appoggio per Gual, gol! Adesso deve aprire i varchi, deve inventarsi qualcosa di diverso, attenzione Monticel! Gil, poi arriva fino a fine gara, a fine corsa, scusate, 45 secondi, attenzione Ambrosio, il tiro di Ambrosio, la murata! Si attende l'ok di Molli, arriva in questo momento, parte il Luzzi, la pallina, Cinquini restituisce la pallina, attenzione però a Marco Pagnini, Francesco Banini davanti a Gnata. Turner, bravo a proteggere la sfera dall'arrivo di Francesco Banini, passaggio per Gilla, che spazio! Di prima attenzione di Marco Pagnini. Molli dall'ok, parte Turner, il tiro, la respinta, secondi dalla fine, tenta il tutto per tutto, attenzione però a Banini, la ripartenza di Ambrosio, Ambrosio dribbla! Ovviamente tutti, vediamo se riuscirà il rigore, niente, neanche lui, è Barozzi che lo ferma, poi anche alla fine la sfera è per Cancela, attaccato da Gualla che finisce a terra e l'arbitro portarla in fondo, tutto pronto per la battuta, il tiro e il gol, portarla in fondo, tutto pronto per la battuta, il tiro e il gol.